una carrellata della e sulla dinastia del Homo erectus sensu lato nel vecchio mondo, in Eurasia. Ecco qui in primo piano vediamo il Homo erectus di San Giran, isola di Giava. Questo uomo risale a 1.700.000 anni fa. Vediamo la calotta cranica spessa, le arcate sopraccigliari robuste e, diciamo, la capacità cranica abbastanza sviluppata, intorno ai 900-1000 centimetri cubici. E poi accanto invece vediamo l'Homo naledi del Sudafrica, è un ominino che visse in Sudafrica fino a 236.000 anni fa, eppure questo ominino presenta dei tratti scheletrici e somatici alquanto più primitivi rispetto al più antico San Giran di Giava. Quindi accanto vediamo l'uomo di Totavelle in Francia, anch'esso appartenente al gruppo degli Erectus, anche questo molto antico, risalente a circa 300.000-450.000 anni fa. E poi in Asia, invece, fino a 230.000 anni fa. Qua vediamo il cranio del Homo daliensis, un imparentato con l'Homo erectus, ma anche con il sapiens. Potrebbe trattarsi di un denisoviano. E vediamo il cranio allungato posteriormente, le arcate sopraccigliari robuste, la teca cranica alquanto robusta, le fosse nasali abbastanza ampie, e poi accanto invece troviamo l'Homo floresiensis. Homo floresiensis che visse nella omonima isola di Flores, quindi in Indonesia, da 95.000 anni fa fino a 12.000 anni fa. Anche l'Homo floresiensis potrebbe essere un derivato per speciazione insulare dell'Homo erectus, ma potrebbe essere anche erede di una lunga eredità risalente a molto prima. C'è addirittura che pensa che potrebbe essere un derivato di primitive australopitecine che uscirono fuori dall'Africa in periodi remoti. Ecco un po' com'è complicata la storia dell'evoluzione umana in Eurasia. Da San Giran, Homo erectus di Giava, fino ad arrivare al Homo floresiensis dell'isola di Flores, detto Hobby.